Strade allagate per le copiose piogge, mentre i torrenti continuano a resistere bene non trascinando, un dato senz'altro finora molto positivo dopo le scene spesso apocalittiche generate dal maltempo che in questo weekend ha messo nuovamente dimora in Calabria. E risveglio atipico per moltissimi cittadini di Reggio Calabria e provincia, e ammirando la coltre neve bianca scesa pure a 6-700 metri a quote basse. Lo spettacolo dei monti con le cime imbiancate nel Regino e scenografici ammirandoli sulle strade di collegamento da e verso Reggio. Stesso scenario sulle aree collinari siciliane e sulla città di Messina. Un risveglio in Sicilia e Calabria abbracciati dalle temperature rigide. In Sila la colonnina di Mercurio ha segnato meno 7 gradi sotto la pioggia e la grandine, ma le precipitazioni hanno reso ancora più belle le località turistiche di Lorica e Camigliatello, che sono state ricoperte dal suggestivo manto delle abbondanti nevicate. È intanto regolare la viabilità sulla 3 a Campotenese e dopo l'intensa nevicata. In questo avvio rigido di dicembre che invita a indossare sciarpe calde e cappelli di lana, Calabria sotto la neve inoltre nelle province di Crotone, Catanzaro e sulle serre nel Vibonese. Buone notizie per gli sciatori o comunque per gli appassionati della montagna. È imminente infatti l'apertura degli impianti di risalita di Gambarie. La temperatura in queste ore è scesa a meno 3 gradi e per ripulire in azione i mezzi spalaneve. A partire da sabato prossimo, 15 dicembre, come assicura l'amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte, il via a una nuova intensa stagione invernale con sport e divertimento sulla soffice neve bianca.